Come possiamo trattare le persone arroganti? Intanto le persone arroganti sono quelle persone che pensano di aver sempre ragione, se qualcun altro gli fa vedere un punto di vista diverso, diventano subito aggressive, spesso con rabbia, rancore e risentimento. Per cui se abbiamo a che fare con una persona di questo genere, conviene destrutturare la sua parte logica. Il modo migliore per destrutturarla è in modo tale che vadano in tilt emotivo e quindi non riescono più a ragionare nel modo corretto, è quello di far vedere, non contrapporsi direttamente a loro, ma far vedere che siamo molto attratti da qualcun altro e diamo molta stima e considerazione a qualcun altro. Ad esempio, se una persona arrogante si trova in ufficio e lavoriamo tutti nello stesso ufficio, noi manifestiamo una naturale, come dire, stima e considerazione per qualche altro collega, in modo tale che non la manifestiamo per lui. Questo però a lui non diciamo nulla, ovviamente, non andiamo a dire no, io non sono d'accordo con te, però manifestiamo la massima adorazione, tra virgolette, e stima e considerazione verso un'altra persona. Ma anche a livello non verbale possiamo fare questo. Ad esempio, che ne so, mettiamo che ci siano diverse persone, tra cui questa, arrogante, diciamo così, in un ufficio. Noi entriamo, salutiamo tutti, ciao a tutti, e poi andiamo verso un'altra persona e manifestiamo la nostra stima. Ciao Giuseppe, ad esempio, come stai? Ho saputo che hai fatto veramente un buon lavoro, il capo ha detto che sei stato il migliore, per dire. E in modo tale che l'altro possa sentire questo. Questo lo manderà in tilt emotivamente, praticamente. Altre modalità per trattarli è sempre, adesso faccio l'esempio dell'ufficio, però potrebbe essere qualcos'altro, trovare delle scuse per non dargli peso, per non dargli considerazione. Ad esempio, in un ufficio, se lui ha bisogno di qualcosa, ci mettiamo, diciamo, al telefono, anche facendo finta di fare una telefonata importante, e lo facciamo aspettare il più a lungo possibile, poi ci scusiamo, ma di fatto lo facciamo aspettare un'infinità, insomma. E siamo sempre gentili a livello logico, ma gli diamo delle forti penalizzazioni analogiche. E in questo modo lo mandiamo in tilt e sarà lui a cercare in qualche modo di conquistarci. E dovrà venire a confronto con la sua arroganza. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo. Ciao.